questo è quello più articolato. Sì, Infatti, si vede. un attimo che tolgo, metto un po' questo. Questo è quello più articolato. La cosa assurda è che l'altro partiva in C4, questo parte in D. E quindi è quello che magari poteva aver creato stranezza quando l'avete ascoltato e avete detto ma è un altro synth. Perché in realtà è lo stesso, ma cambia scala. Wow. E Sei la cosa andato bella. sulla scala della terza o la scala della quinta? Esatto, cambia soltanto quello e crea appunto questo effetto che dici, ci rimani un attimo spaesato e Ma ti sembra. comunque guarda che ultimamente anch'io che sto lavorando un po' con delle cose più melodiche ho visto che combinare due o tre scale insieme, se sono collegate tra loro, è una soluzione che ti apre molto il ventaglio dell'emozione che riesci a Esatto. trasmettere nella traccia. Perché prima quando facevo tutto nella stessa scala rimaneva molto più piatta melodicamente, invece adesso faccio proprio così, prendo la terza nota della scala o la quinta nota della scala e mi vado a prendere quella scala che ha come tonica la mia terza o quinta. E lavoro su quella poi l'altro giro. Esatto. Esattamente. È Io una cosa adesso figa. gioco anche molto nelle ultime che sto facendo. Su magari la stessa scala in tonalità più alte, che vanno crescendo e vanno scendendo, cioè non solo di cutoff per dire, perché molti puntano tutto sul cutoff che crea la dinamicità, ma la dinamicità sta anche appunto nel cambiare scale e creare diversità, soprattutto per rompere un po' quella monotonia che si crea magari da un synth che lungo andare può annoiare se è sempre lo stesso. È figo, sì. Allora, Marco dice, potete spiegare meglio questa cosa della scala? Io pensavo che la scala della traccia andasse rispettata. Va rispettata la scala, assolutamente, va Sì. rispettata sempre, però esistono delle assonanze che magari possono essere di un'altra scala Che stanno comunque bene in quella stanno scala lì. comunque bene in quella scala lì. Cioè, va molto anche a orecchio e a percezione umana, credo. Lì è più un fattore umano che un fattore scolastico, diciamo. Sì. Perché scolasticamente è corretto dire deve stare nella stessa scala, deve stare nella stessa armonica. E invece io credo che umanamente o organicamente parlando, nella musica uno è libero di fare quello che vuole, quindi rompere gli schemi. Verissimo. E guarda, l'abbiamo appena sentito che in questa tua traccia funziona, nell'ultima che sto facendo io funziona, quindi comunque Marco, prova con la terza o la quinta, cioè prendi la scala, la terza nota della scala e la quinta nota della scala. Questa cosa la vedi bene nel circolo delle quinte, sai quel diagramma con il Camelot con i numeri che si usa per fare mixing key? Guardati quelle parallelamente, cioè in diagonale, che si incrociano così, no? E prova su quelle scale lì. La terza o il quinto grado della scala, quella diventa la tua nuova tonica e parti con quella scala lì. Minore, ecco, io minore e maggiore lo rispetto, cioè se sono in una scala Sì, minore, continuo con una scala minore. assolutamente quello sì, certo. Se no Perché veramente se no ti lì cambia tutto il vibe si della cambia, traccia. soprattutto nelle melodie cambia veramente tantissimo. Sì, Bisogna stare sì, sì. abbastanza, diciamo, vicini, ecco. Bisogna fare, se no dopo diventa una roba veramente Un strana. pasticcio, sì. Sì, concordo.